lavoravo a Peschiera Borromeo, ero bibliotecario. Collaboravo con un giornale, sono andato dai carabinieri e ho detto: ma voi ricevete segnalazioni UFO? Pensavo mi ridessero in faccia, invece mi hanno detto: sì, le riceviamo, però sa, più delle volte sono palloni sonda, però non mi hanno chiuso la porta in faccia come pensavo succedesse. E mi hanno detto: vada a chiedere a Linate, Peschiera Borromeo, una delle sue frazioni che è Linate dove c'è l'aeroporto. Vado all'aeroporto. Chiedo, mi presento come giornalista, eccetera, mi fanno girare per oltre un'ora da un ufficio all'altro e mi dicono: no, 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 ma non possiamo dirle niente, vada pure. L'aspetto interessante è che saltando da un ufficio all'altro, becco un gruppo di piloti al bar che tranquillamente bevevano, chiedo anche a loro e loro mi dicono: sì, uno dei nostri colleghi, un radarista, Antonio Testasio, ha visto gli UFO nel 79. Allora, poi andando a recuperare gli articoli dell'epoca, cos'era successo? Una cosa mica da poco. Era successo che un oggetto a forma di fuso aveva sorvolato Milano. Si era fermato sul Pirellone, che era il palazzo della regione. Si erano mossi i poliziotti con il sindaco Tognoli, che era arrivato con i vigili per capire cosa fosse questa cosa strana. All'epoca c'era una radio là vicino, che era Radio Milano International, che aveva interrotto le trasmissioni per dire: attenzione, ci sono gli UFO. Quindi si era creato un po' di panico. E quello ancora non era niente, perché questo oggetto poi è schizzato via rapidissimo e in pochi secondi è arrivato su Linate, ha sorvolato la zona di Forlanini, proprio sopra l'aeroporto. Lì un radarista che si chiama Antonio Testasio, perché tanto il nome è finito su tutti i giornali, si può dire, lo ha visto benissimo, ha chiamato la polizia. La cosa incredibile è che lui e i suoi colleghi lo vedevano, sul radar non c'era niente. Quando sono arrivati i poliziotti da Largo Forlanini e sono arrivati a Linate, poi i poliziotti che potevano fare veramente, non si è capito. Comunque, questo oggetto è schizzato via e buonanotte. Allora alcuni giornali, anzi tutti i giornali ne hanno parlato, qualcuno sfottendo, qualcuno facendo la fantacronaca, se fossero sbarcati gli alieni, eccetera, eccetera. Però tutto questo tradiva la paura che un incontro così ravvicinato nel cielo aveva generato su una città così popolosa, così piena di media e di politici come Milano. E quindi, cioè, e quelli erano gli anni d'oro, 79, quando se ne parlava senza troppi sfottò, c'erano giornali che facevano il titolone in prima pagina. E questa cosa, insomma, sono andato a fondo della vicenda ed era tutta vera, eh? Quindi è successo veramente. Allora, un fenomeno non identificato, più volte è stato inseguito dai caccia militari americani, decollati dalla portaerei Nimitz, sono stati girati diversi filmati, nessuno è riuscito a beccarlo perché andava talmente veloce da seminare tranquillamente i super tecnologici caccia americani, però guai, non si può dire che alieno. Allora, russi non sono, arabi non sono, giapponesi non sono, di chi sono? Cioè, nessuno riesce a beccarli. Il radar a volte li vede, a volte non li vede. Oggi diciamo: beh, ma c'è lo stealth. Sì, nel 79, quando Antonio Testasio ha visto l'UFO, lo stealth però non c'era, quindi eravamo ancora lontani dall'invisibilità radar. E poi l'America di sicuro non testava i suoi aerei segreti, visto che dicono che sono questi, su una città popolosa come Milano. Cioè, hanno l'area 51, avevano l'area 51 nel deserto del Nevada per fare esperimenti, dovevano venire sopra le nostre teste a fare questi giochini. No, non è così.